Buongiorno amici cinefili, io sono Alessandro e questo è Pazzi per il Cinema. In questi giorni mi sono fatto convincere da un amico ad andare a correre e devo ammettere una cosa, mi fanno male muscoli che neanche pensavo di avere. Ai 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 ai, non mi riesco neanche a girare. Mi devo mangiare le zucchine grigliate che ho fatto ieri, solo che le ho tirate fuori dal frigorifero troppo tardi, sono troppo fredde. Vabbè, buon per voi che registro la puntata, no? Ho messo la ventolina in una posizione diversa. Vediamo se questa volta non si spegne la camera. L'ultima volta eravamo arrivati. Avevamo parlato per tipo 40 minuti, di cui una quindicina persi su questa copertina qua. E io direi che non c'era nulla da recuperare, perché comunque il faccione di Darth Maul, ora ne parliamo quando poi parleremo di quest'altra copertina qui. Anzi, sapete che vi dico? Iniziamo subito a parlare di Star Wars Episodio 1. Siccome sarà un discorso un po' lungo e complesso, questo qui lo chiudiamo un attimo. Io sono cresciuto a pane e guerre stellari. Io Episodio 4, Episodio 5 ed Episodio 6 li vidi, ma veramente ero pargolo. Molto molto piccolo, talmente piccolo che all'inizio neanche li capivo, va bene? E non è che li ho visti una volta sola, li ho visti tante volte. All'epoca non c'era l'idea della grande saga di Guerre Stellari. Sì, ok, erano tre film famosissimi, ma erano quelli, lo stesso universo espanso. Ora, senza scomodare l'universo espanso tra libri, fumetti, videogiochi, ottimi videogiochi, focalizziamoci unicamente sul cinema. Un cinefilo a fine anni 90, inizio 2000, aveva visto e aveva amato tre film di Guerre Stellari, non c'era altro disponibile. Quando uscì la notizia di un nuovo Guerre Stellari, che tra l'altro era un prequel degli altri film, ci si domandava che cosa sarà, che cosa non sarà, e veramente non vi voglio fare spoiler. Perché lo spoiler poi lo relegheremo a un'altra. Ora, perché voglio. Ok, mi rendo conto che parlare di spoiler a livello di Guerre Stellari sembri una cosa un po' troppo tutelante, mettiamola così. Il fatto è che io ho un collega che se li sta guardando in questo momento in Guerre Stellari, quindi se noi parlassimo facendo spoiler a destra e a manca, a gente così che magari lo scoprono a distanza di 30 anni, di 40 anni, non fa niente, lo scoprono adesso e possono provare oggi la gioia che abbiamo provato noi quando l'abbiamo visti per la prima volta, senza spoiler. Quindi non ci addentreremo troppo in profondità sulla trama di Episodio 1, non la citeremo neanche. Vi basta sapere una cosa però, io me ne frego di quello che dice Lucas, di quello che dicono alcuni pazzi fanatici, perché dovete capire, ci sono dei discorsi molto più radicati nella società, molto più del discorso destra e sinistra, del discorso Inter e Milan, del discorso Roma-Lazio. No, c'è il discorso dei cinefili che guardano i film di Guerre Stellari in ordine di uscita e i cinefili che guardano i Guerre Stellari in ordine di capitolo. Quindi alcune persone che giustamente guardano episodio 4, 5, 6, 1, 2, 3 e altre persone che sbagliando guardano episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come dite? Sono di parte? Fatto sta, non voglio soffermarmi troppo perché faremo un giorno uno specialone enorme su tutta la saga di Guerre Stellari, dove vi spiegherò perché dovresti iniziare a guardarvi Rogue One per primissimo e poi andare avanti con episodio 4, 5, 6, ma non è questa la sede. Qui stiamo parlando di episodio 1. E a parte il fatto che se vi guardaste prima la trilogia prequel vi bruciate la trilogia. Ma perché stiamo parlando della trama? Non dobbiamo parlare della trama, dobbiamo parlare di episodio 1. Dovete capire una cosa, io questo film lo vidi alle medie. E ancora ricordo la mia insegnante, o di matematica o di italiano, comunque mi disse: "Ah, Alessandro, tu che l'hai visto, com'è che?" Io le dissi: "Bellissimo".
poi lei lo vide e ne rimase un pochettino amareggiata. Perché? Allora, premessa, io non amo questo film. Questo episodio 1 è probabilmente il film più debole dell'intera saga. Ci sono però alcune parti molto ben riuscite e ora ci arriviamo. Il fatto qual è? È che Lucas ha l'idea del questa è una mia creazione, ci faccio un po' quello che voglio, e quindi ci stanno tutte le modifiche che ha fatto negli anni, tipo Han shot first e cose del genere. Fatto sta che questo episodio 1 è molto più fiabesco, diciamo, rispetto a come eravamo abituati nella trilogia classica. Ora, Guerre Stellari non è mai stato un film di fantascienza. Guerre Stellari è un fantasy mascherato da film di fantascienza, ma è fantasy a tutti gli effetti. Abbiamo la forza, abbiamo i cavalieri, abbiamo la magia, va bene, ok, forza e magia sono la stessa cosa. Fatto sta, in questo episodio 1 abbiamo l'introduzione di alcuni elementi che hanno fatto storcere il naso a più di un fan, me compreso, e parliamo di Jar Jar Binks, va bene, un personaggio abbastanza mal riuscito. Gli va dato atto che è uno dei primi personaggi totalmente 3D mai creati, totalmente artificiali mai creati, o meglio, c'era il tipo in motion capture che ci lavorava dentro, ma che ci recitava dentro, ma non è questo il punto. Il fatto è che Jar Jar Binks dà una brutta mazzata a episodio 1, e in generale la trilogia classica di Guerre Stellari non eccelle dal punto di vista registico, o meglio, non eccelle dal punto di vista registico nelle scene non di azione, ovvero frecce, lance spezzate a favore di episodio 1. Ne abbiamo due. La prima freccia, di nuovo, la prima lancia spezzata per episodio 1 è la corsa degli sgusci. Adesso, io non voglio tirare in ballo Ben-Hur, e non lo so se è una cosa che già altri hanno detto, probabilmente sì, perché oramai nell'era di internet nessuno si inventa più niente. Fatto sta, se voi avete visto Ben-Hur, la scena iconica della corsa delle bighe, veramente quella scena da sola vale la visione del film. E episodio 1 è analogo, è la stessa cosa. Ora non voglio paragonare episodio 1 a Ben-Hur, va bene, ma la corsa degli sgusci è uno dei capitoli meglio riusciti dell'intera saga di Guerre Stellari. Tecnicamente è ineccepibile. Registicamente, infatti, perché parliamo di una sequenza d'azione, è ripresa benissimo. Gli effetti visivi sono qualcosa di incredibile, e ancora oggi è piacevole guardarlo. Nel senso, parliamo veramente di più di 20 anni fa, non è invecchiato male. Altre parti sono invecchiate un po' maluccio, tipo appunto Jar Jar Binks. Oggi abbiamo raggiunto livelli di fotorealismo abbastanza elevati, ma all'epoca, 1999, fra un pochettino dovremo anche parlare di Matrix 2, il combattimento con tutti gli agenti Smith, ma non è questa la sede. Stavamo dicendo, la corsa degli sgusci, anche solo per questo singolo capitolo del film, varrebbe la pena recuperare l'intero episodio 1. Non vi volete vedere episodio 1? Pazienza! Qui su YouTube andate a cercarla, Corsa degli sgusci episodio 1, e ve la guardate. Dura 10 minuti, 15, non lo so, non dura pochissimo, ed è un capolavoro di regia per come deve essere filmata una corsa, che poi si parla, invece di automobili, di bighe fantascientifiche che levitano sul terreno. Che bello! Seconda lancia, e ultima probabilmente, perché sì, ok, c'è Ewan McGregor, va bene, c'è Natalie Portman, ma seconda reale lancia da spezzare per questo film molto bistrattato, anche da parte mia, è Darth Maul. Ora, Darth Maul è un personaggio che qui dentro trova talmente poco spazio, che veramente un character design bellissimo,
fantastico. In tutto il film si vedrà, non lo so, 10 minuti? 5 minuti? Ha un tempo a schermo? Cioè, peccato, peccato. E infatti poi nell'universo espanso o nelle side stories, non lo so, so che è stato ripreso Darth Maul. Vabbè, il fatto qual è? Le due volte che compare nel film sono combattimenti con la spada laser di altissimo livello. Dobbiamo dirci una cosa. Guerre Stellari, prima della trilogia prequel, non è che avesse queste grandissime scene d'azione. O meglio, in episodio 5 e 6 sono migliorate, soprattutto in episodio 6. Ma se andaste a vedere episodio 4, e per scene d'azione intendo combattimenti con la spada laser, in episodio 4, uno dei primi combattimenti con spada laser che c'è, che vede Obi-Wan Kenobi contro Darth Vader, Lord Fener, Darth Vader, Darth Fener, chiamatelo come vi pare, non me ne frega niente, non voglio entrare nella questione. Il combattimento che fanno sono praticamente fermi e muovono la spada laser così. Cioè, non è dinamico il combattimento, però noi fan lo amiamo. In questo film, in episodio 1, i combattimenti tra Darth Maul e i Cavalieri Jedi sono qualcosa di spettacolare. Peccato che Lucas abbia filmato tutte le altre scene, soprattutto quelle di dialoghi. Mamma mia, veramente, sembrano... è una regia televisiva, quasi. Prendete il Trono di Spade, che non c'entra nulla ed è uscita anche 20 anni dopo. Però il Trono di Spade ha lo stesso difetto. Io lo amo, per carità di Dio, e anzi, a breve... parleremo anche del Trono di Spade, perché oltre al cinema faremo anche un po' di televisione dove è meritata. Fatto sta, la regia dei dialoghi è molto statica. In episodio 1, veramente, abbiamo una contrapposizione totale tra scene d'azione, che sono fantastiche, meglio addirittura della trilogia più recente, di episodi 7, 8 e 9, Occhio, occhio a quello che sto dicendo. Io sto affermando che le sequenze d'azione di episodio 1 siano migliori delle sequenze d'azione con Rey e Kylo Ren negli episodi 8 e 9, soprattutto 8. Ma un giorno approfondiremo. Anche qui, se non vi fidate di me, cercate qua su YouTube i combattimenti, cercate Fight Episode 1, quello che volete, e veramente guardatelo. Guardate il combattimento finale di questo film, è qualcosa di meravigliosamente diretto. Andando avanti, vediamo qui che altre copertine abbiamo. Qui, in questa copertina, con Brad Pitt a tutta pagina, vedo una cosa... veramente mi sta andando via gli occhi. Ma qui, in piccolino, in basso, c'è scritto Will Smith in nemico pubblico. Allora, io questo film me lo ricordo, c'era anche Gene Hackman. Wow! Allora, se non ve lo siete mai visto, recuperatelo adesso, perché... davvero, parliamo del 1999, parliamo della paura delle nuove tecnologie, ma parliamo anche di qualcosa che oramai è data per scontata. Un film che io vi consiglio e ora vi dico perché. C'è l'amico di Will Smith, che è un regista di documentari, una cosa del genere, piazza in mezzo a un bosco, in mezzo a un laghetto, quello che è una telecamerina, e riprende un omicidio. Mi pare fosse un politico o una cosa del genere che viene ucciso. Lo beccano qualche giorno dopo che lui va a recuperare la cassettina che ha ripreso, lo vedono, comincia a scappare e mentre scappa nasconde in una busta degli acquisti di Will Smith la cassetta, la videocassetta, o era un CD, un floppy disk, fatto sta, con l'omicidio. Will Smith non sa niente. La cosa fenomenale è la narrativa messa in campo per quanto riguarda la tecnologia e la privacy. Nel senso, parliamo del 1999, più di 20 anni fa, in questo film vediamo come personaggi di potere possono avere accesso a comunicazioni telefoniche, email,
satelliti, microspie, tutto per scoprire cosa una persona sa e cosa una persona non sa, o comunque in questo caso dove è stato nascosto il video di questo omicidio. Il fatto è che un film del genere, di quasi fantascienza di fine anni 90, al giorno d'oggi è veramente quasi sorpassato. Fatto sta, se per qualche motivo è un film vecchissimo, ma se vi è sfuggito Nemico Pubblico, per favore guardatelo che ne vale la pena. Andiamo avanti, perché cavolo, mi sa che non riusciamo a fare due sole puntate sul 99, mi sa che ne vengono fuori tre. Allora prendiamo un'altra copertina a caso, facciamo solamente un'altra copertina a caso e poi la prossima volta finiamo le ultime tre copertine, perché mamma mia quante cose. Ok, non le voglio neanche vedere. Allora, vediamo che cosa abbiamo qui. Allora, in questa copertina vediamo Woman Movies Hollywood, il potere è donna. E io veramente cerco di zoomare con l'occhio, anche se è molto difficile. Allora, qui abbiamo Amore incantesimi. L'ho visto e non me lo ricordo, quindi lasciamo perdere, saltiamolo. Un altro che potremmo saltare è Nemiche amiche, ma mi ricordo che era bello, che c'era Susan Sarandon. Eh sì, c'è anche scritto qua sopra Susan Sarandon. Comunque, non me lo ricordo bene, ma io mi ricordo due film che veramente sono carucci. Partiamo da questo, Gwyneth Paltrow in Shakespeare in Love. Adesso, dovete prendere questo film con le pinze, perché io ancora ricordo, mamma mia, a scuola c'erano veramente dei compagni di classe che poi uno dice, ma perché prendi 4? Perché prendi 4? Per questo motivo, perché francamente tu non puoi pretendere di conoscere Shakespeare guardandoti Shakespeare in Love. È un film sentimentale calato all'interno di un contesto storico. E bisogna prenderlo per quello che è. In Shakespeare in Love abbiamo Joseph Fiennes che faceva Shakespeare e Gwyneth Paltrow che fa la sua musa, mettiamola così. Fatto sta, il film narra di come è stato scritto Giulietta e Romeo. E va bene, di come è stato posto in scena Giulietta e Romeo, e descrive nell'Inghilterra dell'epoca come le donne non potessero recitare. Il film è una commedia romantica senza grosse pretese. Per quanto riguarda, se siete un minimo appassionato di Shakespeare, io non sono appassionato di Shakespeare, ma avevo un'insegnante abbastanza pazza che ce lo faceva leggere nell'inglese arcaico in cui era scritto, e to art. Comunque, non ripercorre proprio pedissequamente la trama di Giulietta e Romeo, diciamo che mescola Giulietta e Romeo con la tredicesima notte, con la dodicesima notte. Cosa c'entra la tredicesima notte? Dicevamo, mescolo alla dodicesima notte all'interno della trama esterna al teatro, perché abbiamo Gwyneth Paltrow che si traveste da uomo per poter recitare. Fatto sta, non voglio andare troppo lungo, perché veramente ci siamo dilungati tantissimo oggi a parlare di film che però valeva la pena parlarne, e settimana prossima parleremo di un altro film qua. Non voglio nemmeno anticiparvelo. Comunque, seriamente, è difficile che non l'abbiate mai visto. Va bene. Ma se per caso vi è sfuggito e cercate un film che non sia per maschietti, perché io di solito se vi devo consigliare un film vi consiglio, ma non lo so, cioè, ma Death Race l'avete mai visto? Che bello che è. Shakespeare in Love è un ottimo film romantico, se vi è sfuggito, un po' melenso, ma vale la pena. Prima di andare avanti, anzi prima di concludere, due paroline, due su Out of Sight. Ricordo c'era George Clooney assieme a, chi è, Jennifer Lopez? Sì, penso proprio di sì. Sì, è Jennifer Lopez. Non si vede niente. Fatto sta, in Out of Sight, vado a memoria, lui era tipo un ladro e lei era uno sceriffo, una cosa del genere. Fatto sta, film banalissimo, perdibilissimo, che andava a mescolare un po' di action con la storiella d'amore tra i due. Un po' come Marta e Lupo Alberto, avete presente, no? Cioè, non, una cosa strabusata, che si innamorano, la poliziotta col criminale o viceversa.
vi sto veramente consigliando Out of Sight. No, non vi voglio consigliare Out of Sight. Me lo dovrei rivedere Out of Sight però, perché non me lo ricordo neanche tanto. Ricordo che era carino, ma il fatto di ricordarmi che era carino, parliamo di me che avevo 13 anni, quindi facciamo una bella cosa. Siccome non mi è rimasto impresso come altri film dei quali abbiamo parlato, non guardatevi Out of Sight, almeno per adesso, aspettate mie nuove per guardarvi Out of Sight. Io direi che, per non andare troppo lunghi, magari un 20 minuti li sforniamo anche oggi, noi la sospendiamo qui, la nostra discussione sul 1999, questo qui si può chiudere. Io vi ricordo che tutti i venerdì alle 14 esce una nuova puntata qui su YouTube, su Pazzi per il Cinema, che tutti i sabato, devo dire ogni sabato, quindi che ogni sabato su Web Radio Network va in onda alle 13.15 la puntata del venerdì inframmezzata dalle colonne sonore. Vi ricordo che potete seguirmi sui social, Facebook, Twitter, Instagram e nulla, se vi siete divertiti io sono contento. Grazie per essere stati con me e ci vediamo settimana prossima. Ciao!